33 minuti e 6 secondi, dobbiamo proprio contarli e cadenzarli in questo modo alla fine della trasmissione, ma è tempo di parlare già di Olimpiadi Invernali, anche se inizieranno il 4 febbraio. Un corrispondente speciale che saprà darci conto dell'evoluzione delle gare sarà Daniele Petroselli di Leggo. Buon pomeriggio Dani. Ciao, buon pomeriggio a te. Olimpiadi Invernali Pechino 2022, intanto ti chiedo scusa per il ritardo, ma assorbiamo una domanda in più inizialmente, perché la nostra Federica Brignone al 19esimo trionfo nel Super G di Garmisch ci fa ancor più ben sperare per quello che potremo vedere in terra cinese o sulla neve cinese, diciamo così. Beh, diciamo di sì, perché comunque per quanto riguarda la Brignone sicuramente è un'iniezione di fiducia proprio in vista delle Olimpiadi. Il Super G, tra l'altro, dobbiamo dirlo, 19esima vittoria per lei in carriera, e soprattutto possiamo già dirlo adesso che matematicamente comunque la coppa di specialità di Super G sarà italiana, perché comunque le uniche che possono raggiungere la Brignone, che resta in testa alla classifica, sono la Goggia e poi c'è anche la Curtoni, che sono in seconda e terza posizione, quindi solo le italiane possono raggiungere, quindi questo già sicuramente è un grandissimo traguardo. Detto questo, però, dobbiamo dire, insomma, l'Italia che comunque, secondo le previsioni, perché si sa, insomma, ci sono comunque già, appunto, circolano delle quelle che sono le previsioni proprio di medaglia, dovrebbe conquistare, appunto, secondo queste previsioni, un oro, 5 argenti e 5 bronzi, quindi una medaglia in più rispetto a Pyeongchang 2018, però ben 2 ore in meno. Però detto questo, insomma, veniva data addirittura per il Super G o per il gigante una medaglia d'argento e di bronzo per la Brignone. Dovesse arrivare comunque in queste condizioni sicuramente in Cina, questo sicuramente fa ben sperare, quindi magari per una medaglia in più magari anche più importante, anche perché dobbiamo dirlo, insomma, sicuramente dopo sarà anche argomento con il punto interrogativa su Sofia Goggia, almeno per quanto riguarda il Super G può esserci sicuramente magari spazio proprio sia per la Brignone che per la Curtoni per fare bene. Allora sciogliamole, proviamo a scioglierle queste riserve sulle condizioni fisiche di Sofia Goggia. Come sta Dani? Te lo chiedo perché in generale negli ultimi giorni sui social ha sembrato lanciare dei messaggi di speranza dicendo ma alleno forte, ci sono, ma ci sarà poi. Guarda, allora, le ultime notizie parlano del medico, sono quelle di ieri che la sta seguendo, che ha dato il 50% di possibilità. Detto questo, però, comunque ieri c'è stato anche il post proprio della stessa Federica Brignone su Instagram, nel quale mostra comunque che il lavoro proprio di fisioterapia e di allenamento sta andando, tant'è che l'abbiamo vista addirittura caricare proprio in queste foto proprio sul ginocchio malandato, quindi vuol dire che comunque la situazione si sta evolvendo positivamente. Tra l'altro oggi proprio in giornata ci sarà una visita proprio a Milano, dove è stata vista anche la prima volta con anche il medico proprio per certificare la situazione. Però quello che trapela è il fatto che sicuramente la situazione sta migliorando, però potrebbe molto probabilmente partire sicuramente proprio per Pechino, però naturalmente spetterà poi a lei decidere proprio quando e come scendere in pista, e soprattutto se, perché questo poi è grande e dubbio, perché si parla sicuramente di una buona condizione per quanto riguarda il ginocchio, preoccupa un po' quella che è stata la distorsione, quindi potrebbe correre con un tutore per darle anche un po' più di sicurezza sulla neve, però starà a lei appunto valutare la situazione, quindi non andare magari a rischiare da questo punto di vista. E si parla anche già di una partenza, addirittura potrebbe essere il 4 insieme alle altre ragazze che disputeranno il Super G e discesa. Ricordiamo che tra l'altro il Super G è previsto l'11, mentre la discesa invece il 15, e quindi la Sofia Goggia potrebbe non disputare il Super G ma puntare tutto sulla discesa e quindi riconfermarsi campionessa. Però naturalmente partendo già il 4 vorrebbe dire comunque fare allenamenti più lì proprio in Cina, e quindi già testare un po' più la situazione del ginocchio. Invece dovesse andare un po' più per le lunghe, potrebbe partire il 7 e l'8, quindi sarebbe proprio a ridosso della gara, e questo sicuramente metterebbe un punto interrogativo proprio su quella che è poi la sua condizione fisica. Vedremo un po', perché sicuramente quello che uscirà oggi dalle visite dovrebbe trapelare qualcosa in serata, sicuramente potrà dirci qualcosa di più, ma lei sicuramente è speranzosa. Goggia o no, Little Donne da record, 10 successi come nel 1996-1997, in quella stagione che poi ci trasportò all'interno delle Olimpiadi Invernali di Nagano 1998. Che ricordi, e che ricordi anche per le donne che in generale portarono a casa un oro e un argento, un oro nello slalom gigante e un argento nello slalom speciale con la nostra Deborah Compagnoni. Quello che quindi voglio chiederti è la griglia per i vari italiani che potrebbero andare a medaglia.
potremmo andare anche oltre quel che è stato il 98, ma anche meglio di quello che abbiamo fatto a Pyongyang, indipendentemente dalla Goggia. Beh, speriamo di sì, perché come abbiamo detto, insomma, sicuramente la Goggia era la nostra stella per quanto riguarda sia la discesa, ma più sicuramente della discesa che del Super G. Però come abbiamo detto, sicuramente aumentano quelle che sono le speranze proprio per Federica Brignoni per il Super G, e poi occhio anche al gigante, perché sicuramente può fare anche bene lì. Marta Bassino, anche lei qualche chance sicuramente per di podio per lo slalom gigante, mentre per il Super G sempre Elena Curtoni, perché come abbiamo detto, una classifica che vede le prime tre posizioni occupate da tre italiane, questo fa capire quale stagione stanno disputando proprio le ragazze. Andando a vedere un po' anche gli altri, soprattutto gli uomini, c'è sicuramente Dominic Paris, che comunque parte tra i favoriti per la discesa, nonostante una condizione fisica che al momento, insomma, soprattutto nelle gare che abbiamo visto ultimamente per quanto riguarda Wengen e Kitzbühel, non è proprio al meglio, ma speriamo insomma possa trovare la zampata vincente proprio alle Olimpiadi. Poi c'è Luca Delli Prandini, che potrebbe essere la sorpresa nello slalom gigante, visto che lui l'ha riportata quest'anno l'Italia sul podio dopo ben 4 anni che mancava in questa specialità. Poi per quanto riguarda lo slalom speciale, occhio all'altoatesino Alex Minazzer, che comunque è capace di grandi exploit come anche di grandi delusioni, e per il momento in questa stagione purtroppo sta facendo ottime manche, però non riesce praticamente ad avere grossa continuità, quindi soprattutto nella seconda poi va a perdere terreno. Mentre occhio poi a Giuliano Razzoli, perché comunque sì, è vero, è il diciamo il veterano del gruppo per quanto riguarda lo sci alpino. Tra l'altro lui è riuscito a conquistare l'oro a Vancouver addirittura nel 2010, quindi chissà, insomma, è riuscito a tornare comunque adesso proprio anche sul podio in Coppa del Mondo, chissà che possa arrivare da lui magari veramente la grande sorpresa, e questo potrebbe essere sicuramente un qualcosa di importante soprattutto per lui. Dopo Pechino 2022 ci sarà Milano Cortina 2026, purtroppo la figura governativa di Valentina Vezzali sarà assente alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi per il Covid. Ce l'hai qualche curiosità sull'organizzazione cinese per quanto riguarda queste Olimpiadi invernali? Perché io ricordo tante polemiche non solo qui in Italia per Torino, ma anche a Vancouver per gli sprechi e per il fatto che poi gli impianti non siano stati utilizzati o riutilizzati a dovere. C'è qualche curiosità organizzativa che riesce a trapelare dalla lontana Cina? Ma guarda, sicuramente ti posso dire che comunque tutti quegli impianti che abbiamo visto e che abbiamo conosciuto bene proprio nelle Olimpiadi di Pechino, quelle estive, praticamente la maggior parte sono stati proprio recuperati proprio per essere sedi poi delle gare. Per esempio, ecco, quello che era l'Aquatic Center praticamente ospiterà poi le gare, quelle del pattinaggio su ghiaccio, ma ce ne sono tanti veramente di impianti in città che verranno riutilizzati appunto da quelli che erano i vecchi palazzetti appunto proprio per queste Olimpiadi. Per quanto riguarda invece proprio la questione sicurezza, abbiamo parlato tanto l'estate scorsa insomma di quella che era la bolla che si era creata proprio a Tokyo per quanto riguarda proprio la questione Covid-19. Bene, anche qui in Cina addirittura la cosa è stata portata proprio alle estreme conseguenze, tant'è che appunto notizie appunto che ho anche da colleghi che sono arrivati proprio in questi giorni proprio a Pechino parlano comunque di una possibilità praticamente nulla praticamente di andare a visitare la città, ci si può spostare solo praticamente all'interno di quelle che sono i propri hotel e poi le sedi gara solo con delle navette proprio autorizzate all'interno della città, e quindi non c'è veramente contatto poi con l'esterno. Infatti si deve veramente rimanere all'interno di questa bolla, e quindi ci sono navette, taxi e trasporti proprio messi a disposizione dall'organizzazione. E poi, come abbiamo detto anche nelle settimane scorse, soprattutto l'abbiamo raccontato sui giornali un po', c'è questo problema naturalmente che i biglietti sono stati veramente fermati la vendita, perché naturalmente ci sarà la possibilità di partecipare solo per quelli che sono gli uomini dell'organizzazione, soprattutto a inviti, quindi purtroppo vedremo sicuramente anche poco pubblico poi nelle varie venue. Però insomma, questo purtroppo è il periodo che stiamo vivendo per il Covid, e c'è grandissima attenzione in Cina, perché sappiamo insomma soprattutto il primo grande focolaio c'è stato lì, quindi sappiamo quanto sia tesa la situazione, tant'è che le prime notizie parlano di oltre 4.000 persone che sono già arrivati in queste settimane, soprattutto arriverà il grosso proprio in questi ultimi giorni, e ben 130 casi almeno fino a 2 giorni fa proprio di positività dai gruppi esterni nazionali, quindi questo fa capire insomma quanto la situazione poi sia anche delicata anche per la Cina.
Covid o meno, sarai lì, sarai i nostri e di tanti altri e occhi per l'Italia. Daniele e Petroselli a narrarci le fasi salienti delle Olimpiadi invernali. Speriamo di poterti avere qui, quindi nel prossimo weekend e poi tutti gli altri che verranno. Tu facci sapere, sappi che è sempre un gran piacere farci raccontare con semplicità e giustezza e farci arrivare dei concetti che se non sei esperto non puoi assolutamente poter mandare in radio. Dani, grazie mille, buon pomeriggio. Il piacere è mio, buon lavoro a voi.